Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Sarò uscita da dietro così. Io e la Lu siamo ancora insieme perché oggi gli sto facendo compagnia e mi sta anche facendo da mamma in questi giorni. Tra lei e Roby sono tipo la loro figlia acquisita. No, perché in sintesi cosa abbiamo fatto? Tutti questi giorni insieme, i treni, no, c'erano gli scioperi e tutto quanto, alla fine abbiamo deciso che domani sera mangiamo insieme, quindi sto qua anche stanotte che è sabato e domani, visto che poi Andrea poverino lavora, torniamo indietro salendo Sì, verso se stai casa mia. ancora 2 giorni, facciamo una settimana. Mizzega! Cioè, veramente. Praticamente ho fatto una vacanza io dalla Lu. E adesso facciamo la pappa, andiamo in studio da lei, Liberarte, via Illirico 11. Quindi se volete fare i tatuaggi dalla Lu, sapete dove lavora. Venite in tanti. Anzi, poi annunciamo una cosa. Vai. Annunciamo Ah, che sì, è vogliamo vero. fare praticamente la Lu cosa ha fatto. Al mio compleanno avevo detto che mi aveva regalato il ripasso del tatuaggio e del corsetto. E quindi abbiamo pensato che lei la mattina mi tatua. Poi vi dico bene il giorno. Magari lo Esatto, sì, scriverò adesso lo sui guardiamo. social oppure ve lo dirò bene nel wiki. E niente, verrò qua a fare il tatuaggio la mattina. Il pomeriggio possiamo fare un incontro qua, proprio in via Illirico 11 dove c'è lo studio, e se volete voi di Milano, dintorni, volete venire a trovarmi e a trovarci e a vedere il tatuaggio come è uscito, possiamo fare un incontro qua fuori se vi va. Quindi a Milano mi chiedete sempre quando lo fai, lo farò sicuramente qui con la Lu. Poi vi dico bene il giorno, vi scrivo anche nell'info box, se nel caso non ve lo dico, guardate l'info box che ci sono tutti i dettagli. Allora, siamo tornati a casa e guardate Cosa ci che cosa ci ha aspettato. Questa donna! è trovato? Ebbene sì! Perché dobbiamo far vedere la creatrice. No, vabbè, ma io non l'ho mai fatto il brownie, tra l'altro. Ho paura a farlo perché non so se mi viene bene. Perché poi deve rimanere un po' umidino sotto, eh? Quindi devi anche sapere quando toglierlo prima dal forno. Circa una ventina, 20-25 Ma col ventilato? centimetri. Hai il ventilato tu? Di No. solito fanno Che statico, buono, non vedo però l'ora di mangiarlo. Quindi sì, ci aspetta, allora, una pizza. una mega pizza. Sì, esatto. Proprio una Mega, pizza. E il brownie, che cosa iniziare prima? Facciamo facciamo vedere vedere. dalla regia. Cioè, wow, guardate. È un po' bruciata, eh? Guarda, no, È a me piace così. suona. Sì. No, non ti piace te? Guarda, questa è tutta croccante. Quindi, mi sa che partiamo dal dolce per andare poi a finire la pizza, poi di nuovo al dolce. Approvi? Sì, approvo. Ok. Ci sta. Margottina, che cosa c'è? Intanto di qua stanno curando un tatuaggio. Che cosa avete fatto? Spiegate. Oddio, lei è proprio una mia vicina che è venuta a trovarmi in negozio e si è guardata Esatto. questo carino, carino, Ciao. carino, carino. Bello poi nel bagno e le sto facendo vedere come deve fare per curarlo. Esatto. Comunque metti la cremina così e continui a strofinare finché non viene assorbita. Non deve esserci più lo strato bianco praticamente. Lo so. Sì, è sensibilissima adesso, eh? Ti senti proprio la pelle super super sensibile. Però è molto molto bello. Le linee perfette come sempre della Sì, Lu. Colori esatto. super saturati e ciaone proprio. Allora, guarda, io metto il contrasto a 1000, la saturazione a Cioè, 1000. vedete, questo video c'ha il contrasto. Cioè, sì, No, qua è tra aspetta, l'altro. aspetta che aumento il livello Photoshop. Ok, Aumentiamo la brava, saturazione, brava. abbassiamo un po' il Ascolta, togli un contrasto. po' quelle macchie, i Sì, lassi. com'è la C'ha sfocatura? troppe Un po' di lentiggini, sfocatura. esatto. Ok. Cioè, proprio sta soffrendo lei, no? Però per lo spettacolo questo è Questo è altro. altro. No, no, molto bello, brava. A parte gli scherzi. Adesso togli tipo Sì, l'eccesso. perché comunque è stata assorbita un po' la Ah, io lascio crema. sempre lo stratone di Anch'io l'ho solito. lasciato piano. No, No, perché il tatuaggio deve assorbire, ma non è che deve bloccarsi. Cioè, perché se tu metti tanta crema non respira più. oh mio Quindi, no, Dio, devi sbagliavo metterne tutto fino poco. adesso. Da Sì. oggi in Io poi. lasciavo il pattone, Lu. No, no. Ma di solito devi proprio fare così finché non si assorbe. Però così ti si asciuga sempre prima, devi sempre tenerlo idratato. Sì, però è meglio perché la pellicola già lo tappa, capito? Ok. Quindi la crema che è stata assorbita con la pellicola sopra sei a posto. Tac. Ecco, hai capito Ah, come ok, fare? Giulia. Top, veramente. Top! Ciao, c'è Gloria riflessa? Queste trecce, questa è la Lu. Queste trecce me le ha fatte la Lu e io gliele ho fatte alla Sì, Lu. beh, No, oddio, adesso fanno un po' cacare. invece sembro principessa Leila. Mi Leila, piaceva beh. molto come le ha fatte. Il cesso, ragazze, siamo in un punto. Stiamo pensando seriamente di fare un pigiama party perché stavo notando Siamo che abbiamo tutti in tutti il pigiama. pigiama.
Quindi woohoo, abbiamo brownie, pizza, Coca-Cola zero, così ci sentiamo meno in colpa per il brownie e la pizza, perché c'è meno zucchero nella Coca-Cola. Tra l'altro al telefono la Lual tipo gli fa, sì, e poi mi dai zero Coca-Cola. Hai detto una roba del genere che hai detto... Non mi dai la Coca-Cola zero. No, hai detto, l'hai detto in un modo, non hai detto la Coca-Cola zero, hai detto tipo zero Coca-Cola. No, la Coca-Cola me la dai zero, quindi hai detto, quindi non gliele dà le Coca-Cola. Questo qua magari capisce, visto che non capiva neanche la via. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guardate che bello. Allora, togliamo questo mio fazzoletto che sto lasciando povera Lu e Roby, i miei fazzoletti in giro per casa. Guardate che figo che è questo bicchiere di carta di Tiger. Tra l'altro la Lu ha detto che sembravano blatte e invece sono degli occhi, perché anche voi avete capito che erano occhi, vero? Hai capito che facevo così dal fatto che stavo zitta, vero? Quindi molto molto figo, perché poi c'è anche l'apertura per mantenere tutto ciò caldo. E dei fantasmagorici brownie che abbiamo continuato a mangiare come degli insaziabili golosoni. E adesso stiamo... in realtà loro stanno continuando i loro lavori di casa. E io sto continuando a chiedergli se vogliono una mano, ma mi continuano a dire no, Gloria, bevi il caffè! Gloria, vlogga! Cioè, mi stanno praticamente trattando tipo una bambina. No, come dice, aspetta, sempre la Lu, la mamma con il figlio, mentre la mamma cucina, gli dà un po' di farina per sporcarsi le mani e prendere... far finta di aiutare il bambino. Tipo, sì, mi stai dando una grande mano! In realtà, sì, tocca la farina. Tu vlogga, tranquilla. E no, vabbè, in realtà stiamo programmando questa cosa che voi vedrete sul canale, molto molto figa. E poi un sacco di cose che io ieri, quando ero in studio con la Lu, ho messo giù. Infatti non vi ho ripreso niente ieri, avete visto quando io ho detto sono in studio con la Lu, cioè quando eravamo fuori in realtà. Però poi sono andata dentro e mi sono messa con il mio computerino da brava, tipo sembrava la manager del negozio col computer. La gente entrava, mi vedeva, salve, buongiorno. Mi sentivo figa. La shop manager. Esatto, la shop manager. Quindi ero lì che programmavo una bellissima lista per i prossimi video. Per i prossimi video. Dobbiamo imparare i sinonimi, Lu, non c'è niente da fare. Cioè, noi sinonimi siamo due cose separate. Quando parliamo usiamo sempre le stesse parole, ci accorgiamo che siamo delle capre. Cioè, è brutto da dire, perché... perché noi siamo intelligenti, ma la nostra intelligenza è bloccata. È bloccata, esatto. Dobbiamo sbloccarla come i livelli dei giochi. Cioè, però quando diventi bravissima, vedo che hai capito tutto. Allora, vedete, adesso è entrato il mudo Giovanna d'Arco. Che massimo rispetto per questa cosa, veramente. Per Giovanna d'Arco. Assolutamente. Perché ascolta, ascolta. Cioè, Giovanna ha creato La marciata delle donne importanti. Esatto, cioè ha aperto il via, ha dato il via. La Giovanna ha preso il commercio dei tronchi e del fuoco. Brava, adesso sei diventata quella con i baffi, con la camicia. Con la camicia di Plaid. Bravissima. La boscaiola, tesoro, brava. Comunque io ho inventato il caffè. Cioè, grazie a lei ho inventato il caffè. Pensavo fosse stato Gianmarco. Così era. Ha fatto una manata e è uscita l'acqua. Stiamo cambiando la camera da letto e Glo ci sta dando una mano. Glo? Ah? Che ansia di Glo? Sì, mi sta prendendo bene. Vero? Sto iniziando a diventare malata e vedere solo macchie bianche. Meno parole e più lavoro. Ah, ecco, ora sei a fuoco. Oddio. Comunque Glo ci sta dando una mano e sta togliendo tutta la vernice dal pavimento. Qui siamo in alto mare ancora, che palle. Roby è tipo la scientifica. Milano, no, come si sa in Miami, si sa in Milano. Dare i guanti rosa. Esatto, molto bello. Ciao Pini! Ciao! Buongiorno! Allora, io sono a casa, sono le 2:30, vabbè, sono tornata a casa come avete visto. Ieri siamo stati tutta la sera con Andrea, con Roby e... Vabbè, con Andrea, non mi vedevi da 3 giorni, quindi in realtà con Andrea. È vero, per quello inconsciamente l'ho detto, perché per me... Dove stiamo andando? L'IKEA. IKEA, perché Gloria non...
cioè la Gloria, la Fair deve comprare dei cuscini. No, no, no. I patti erano altri. Dobbiamo comprare due cuscini, uno okay. mio e uno tuo. Ok, perché? Perché tu hai rubato i miei cuscini. No, allora non hai capito un cavolo. Tu non hai capito un cavolo. Tu ti tieni i tuoi, solito. No, tu mi hai rubato il cuscino, ma te lo tieni quello che mi hai preso. No, 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 no. Allora, tu ti tieni di nuovo i tuoi cuscini. No. Sì. E io mi compro due cuscini nuovi. Ma no, non è, no. Comunque andiamo a prendere i cuscini per me. Siamo tornati, siamo andati all'IKEA, all'IKEA, che Gloria doveva prendere i cuscini. Alla fine ne abbiamo presi due, uno per lei e uno per me. Eccoli qua, perfetto, i due cuscini, poi abbiamo preso anche queste lenzuola col sacco. E Gloria adesso rifarà il letto. Queste sono le lenzuola nuove che abbiamo comprato. Lasciate stare il casino perché devo ancora sistemare tutta la camera. E fatemi dire che, a parte che è stupenda, che i cuscini sono morbidissimi. No, io ho spento la luce che sto mettendo via le softbox, mi serve accesa. E non vedo l'ora di dormirci stanotte per dirvi domani mattina come sono. E come vi dicevo, sto mettendo via le softbox perché ho registrato un video, il video preferito di questo mese di settembre. E mi piace un sacco questo ambiente Tumblr con questi nuovi cuscini. Cioè, i cuscini sono quelli che avevo già, quelli fucsia che avevo preso da IKEA a 1 euro. Solo che erano proprio fucsia. Non si potevano cambiare le federe. E ho preso queste qui con la Lu nello scorso weekly, li avete visti. Si chiamano Smanata, se vi interessano. Adesso scarico le chiavette e poi mangiamo fish and chips, che Andrea ha già acceso il forno. Andrea, non ho detto neanche la R. E stasera c'è Nashville! Quindi sono gasatissima perché mi guardo Nashville, mi mancava. Cosa ne pensate? Questa roba qui è di IKEA e nella parte sotto ho appoggiato i minerali con l'iracondo e sopra ho messo i deco tape, washi tape. Cioè non tutti, quelli più carini. Questa parte invece ci sono, cioè quell'altra che io ho utilizzato per i gioielli, quindi per non tutti i gioielli, per questi bracciali qua che non uso spesso perché non è proprio il mio genere. Mi erano arrivati da un sito perché li avevo ordinati io così a casaccio, mi avanzavano tipo 5 euro e per 1 euro ciascuno di pacchetto proprio ho preso tutti questi qui, che poi vabbè, distribuiti così sono anche meglio. Andrea ha preparato il fish and chips, come vi dicevo. Ma non c'è quella salsa buona, l'avevi finita nel panino l'altra volta. La dobbiamo ricomprare, quella era molto buona. Dobbiamo usare i nostri bellissimi bicchieri. Guardate che belli. Questo qua l'ha scelto Andrea, il suo, che l'abbiamo preso a Maison du Monde. E questo qua è quello che ho scelto io con tutti i fenicotteri rosa. Happy summer, anche se oramai la summer è finita. Vabbè, e qua già che ci sono vi faccio vedere anche la tazza rennosa. Bellissima per i miei cafferoni. No, rennosa. Cosa stai facendo? Un dolce, perché hai rotto le balle fino adesso che volevi un dolce. Fino adesso, sono 8 giorni che dici voglio un dolce. Tra l'altro. Voglio un dolce. E famolo sto dolce. Perché tu non fai mai dolci. Sembra blu, sembra di stare in acqua.